Ciao a tutti e bentrovati alla cucina del cuore. Come vi ho detto già nella precedente ricetta, farò una serie di ricette dedicate alla cena di San Valentino e, trattandosi di una cena, andremo a fare una ricetta semplicissima. Ci vorranno solamente 20 minuti e il vostro piatto sarà pronto. Parlo di un risotto alle zucchine. Sarà un piatto molto delicato e saporito, allo stesso tempo leggero. Vi dico subito di che cosa abbiamo bisogno per realizzare questo risotto. Hallo und herzlich willkommen in die Küche des Herzens. Heute werde ich eine Zucchini-Risotto vorbereiten für Valentinstag. Ich sag sofort die Zutaten, die wir brauchen für diese leckere Risotto. Per due persone avremo bisogno di 500 ml di brodo vegetale, 160 g di riso per risotti, una zucchina piccola grattugiata, 50 ml di vino bianco secco, 40 g di parmigiano reggiano, una cipolla piccola e 60 g di mascarpone. Olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta. Io in realtà non andrò ad aggiungere sale perché l'ho già aggiunto nel brodo vegetale. Iniziamo con la ricetta. Accendiamo la cucina, mettiamo un filo d'olio, così, e facciamo rosolare la nostra cipolla. Nel frattempo che prepariamo la ricetta, rimetto il mascarpone e il formaggio nel frigo perché li andrò ad utilizzare per la mantecatura del nostro risotto e devono essere ben freddi. Io ho utilizzato una padella grande solo per rendere più visibile quello che andavo a fare, però ovviamente per queste quantità avrete bisogno di una casseruola piccola. A questo punto possiamo già inserire il nostro riso e lo facciamo tostare. Dovete aspettare che cambi colore e diventi quasi trasparente. A questo punto aumentiamo un po' la fiamma, attendiamo un secondino. E andiamo a sfumare con il vino bianco. Attendiamo che il nostro vino bianco evapori del tutto. Mettiamo la fiamma medio-alta e iniziamo ad aggiungere il brodo fino a ricoprire tutta la superficie del riso. Aggiungeremo l'altro brodo solo quando il primo si sarà completamente assorbito e così via fino a completare la cottura del riso. A 10 minuti dal fine della cottura andiamo ad aggiungere le nostre zucchine. Solo se voleste, in alternativa, potete andare a tostare dei pinoli per un paio di minuti in una padella a fiamma alta per poi andarle a mettere sopra al nostro risotto a fine cottura dopo l'impiattamento. Daranno una nota croccante al nostro piatto. A questo punto abbiamo aggiunto tutto il brodo, andiamo a prendere il parmigiano e il mascarpone dal frigo e lo inseriamo tutto in una volta. E a questo punto dobbiamo stare sempre a mescolare il nostro risotto. Aggiungiamo pure il pepe e il nostro risotto è pronto. Prendiamo un piatto da portata aiutandoci con un coppa pasta e andiamo ad impiattare. Togliamo il nostro coppa pasta, mettiamo un paio di pinoli sopra e il nostro risotto è pronto. Questa è la ricetta del mio risotto. La mantecatura con il mascarpone andrà a dare quel tocco di cremosità in più. Adesso faccio la prova assaggio. Anche i pinoli tostati ci stanno benissimo. Ragazzi, che dire? Per quanto riguarda questo video ricetta è tutto. Spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e condividetemi su tutti i social. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!